Caro saluto a tutti. Oggi parleremo della Festa della Repubblica Italiana. La Festa della Repubblica è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, nonché anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli italiani. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica dare al paese. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo, il regime dittatoriale che era stato sostenuto dalla famiglia reale italiana per più di 20 anni. L'11 giugno 1946, primo giorno dell'Italia repubblicana, venne dichiarato giorno festivo. Il 2 giugno, quindi, si celebra la nascita della nazione moderna, in maniera simile al 14 luglio francese, che celebra l'anniversario della presa della Bastiglia, e al 4 luglio statunitense, che celebra l'anniversario della dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Alla parata militare prendono parte tutte le forze armate italiane, tutte le forze di polizia della Repubblica, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. La cerimonia si conclude nel pomeriggio con l'apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana, e con esecuzioni musicali da parte dei complessi bandistici dell'Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana, dell'Aeronautica Militare Italiana, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Quest'anno, purtroppo, a causa della pandemia del coronavirus che ha colpito il mondo intero, non potremo festeggiare per la prima volta nella storia italiana, ma non dobbiamo abbatterci. Noi, grandi e piccini, italiani, lo siamo nel cuore. Stiamo dimostrando il nostro patriottismo e l'attaccamento alla nostra nazione partecipando e mettendo in pratica le regole per combattere contro un nemico invisibile. L'unione fa la forza e insieme uniti riusciremo a sconfiggerlo. Un caro saluto a tutti! Forza Italia!